Vuota la spesa, l'estate sta arrivando! Yay! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Gabriele è piegato perché non ci entra nell'inquadratura. Aiuto. Ma cosa importa? Cosa importa? Ma come mai ti hanno fatto così bassa? Ah, ecco, così va bene. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui a questo Vuota la spesa, versione decapitato. Dai. Oppure mi dai il gradino e l'altro. Ma che gradino? A te ti ci vuole chissà quanti gradini, non uno. Allora, aspettando l'estate, perché vedrete che ci sono sentori estivi all'interno di questa mini spesa che ho fatto alla Auchan. E ci sarò anche io! Mini spesa, ma maxi prezzo. Sì, abbiamo pagato 90 euro. 100 euro, prego. No, 100 euro. Allora, prima cosa necessaria al reparto non alimentare. Abbiamo comprato le bocce, ragazzi. Sì, le bocce. Le bocce per campionati estivi mozzafiato, vero amore? Fino a 4 persone, batterie non incluse. Sì, e questo l'abbiamo pagato 6 euro? No, 5 euro, 5 4,99 euro. 5 euro il set di bocce. Dai, però è bello. Bello, dimmi. Mi ha detto che ci sarà anche io. C'è anche Poppy. C'è anche Enzo, va bene che romperà le bocce. Le bocce. E a proposito di rompere cose tonde, non ho potuto resistere alle prime anguriette, le angurie baby. 4,22 euro. Quella che non sa di niente. Non è vero. Non saprà di niente. No. Oh, perché baby? Sì. Poi le spese utili di Gabriele. Amore, viene l'estate e allora compriamo il set di coprisedili per auto, così non sudiamo. Non solo, non entra la sabbia negli anfratti. Non entra la sabbia negli anfratti. 10 euro. Si prendono e poi si buttano. Sono quelli là della... Okay. Pollice in su. Così come della OK abbiamo preso ben 12 quadernoni per il prossimo anno di scuola. Sì. Perché erano in super offerta. Perché prenderli ora? Ora, perché? 60 centesimi l'uno. Brava, perché poi ne approfittano a settembre, fino a agosto. Righe per prima e seconda elementare, quadretti per prima e seconda elementare. Allora la seconda elementare? Lui andrà in seconda elementare. Se lo promuovono. Se lo promuovono, qua certo aveva tutti. Non è detto, lo potrebbero anche bocciare. Poi non è vero. Quadretti grossi per i quaderni di scienze, vi discorrendo. Bene, sono molto belli perché sono tutti in monocolore, col pollicione qua che io coprirò con l'etichetta. Non solo, ma sono anche made in Italy. Sono made in Italy, ci piacciono molto. E li abbiamo presi. Costavano poco e così abbiamo già i quaderni. E non faremo la corsa alla prescuola a settembre. Puoi dire una cosa tu? E poi non sono quelli che sono i bambini, quelli là. Non c'è i disegni, perché sono un uomo duro. Lui è un uomo duro, senza disegni. Lui è un uomo duro, sì. Poi ho preso io questo tappetino per auto, questo qua, vedete, che useremo insieme su Arte per te. Vedremo per cosa fare servirà. per fare i cerchi, no? Vedremo a cosa servirà. Vediamo chi lo scopre. Lasciatelo scritto qua sotto. 2 euro. A chi lo scopre? 2 euro. A chi lo scopre vince un buono spesa 2 di 1 euro. Euro. Di 2? Non vince niente. Poi, per i premi di Arte per te, Ombretta dice: ma spesa ne hai comprato? Sì, pochina, sì. Ora arriva. Le buste per i premi, per spedirvi i premi. Ok, ora si passa alle cose mangerecce. Ora si passa alle cose mangerecce. Ho preso due passate, ne ho qua una, ma due passate di pomodoro biologiche della Auchan. A me queste piacciono molto, devo dire. Hanno tra gli ingredienti solamente pomodoro e sale, non hanno zucchero aggiunto, non hanno nient'altro ed è prodotto da pomodoro italiano, quindi ci piace e l'abbiamo preso. 50. E abbiamo preso birra. Aspetta. A 59 centesimi l'uno. Il barile. Abbiamo preso birra di... Birra? Sì. Birra arancione. Birra arancione. Va bene. Succo di arancia zero. Succo di arancia zero. Proprio qua zero succo di arancia. Abbiamo preso delle bibite zero. So che non fanno bene. Infatti non ho preso le bottiglie. Ma lei lo sa, ma lei le prende. Perché lo sa. Non puoi dire che lo sa, ma le prende.
Posso concludere il concetto? Poi se ne pente e dice non ne compriamo più però. Vabbè, è vero, okay. Però ne ho perché la verità è che mia. Il carrello dovrebbe essere chiuso anche di sopra, dovrebbe essere carenato, te l'ho detto. Allora, tant'è che lo so che questa volta non ho preso come scorta i bottiglioni da 2 litri, anche se convengono, ma ho preso delle piccole confezioni, così all'occorrenza arriva un ospite, hai una botta di sete bestiale, hai una voglia irrefrenabile di una bibita gassata, ragazzi, oh, siamo umani, non è, ogni tanto ci va anche, no? Certo, ci va. Allora, anche. Invece di sfondarci 300 calorie, ci beviamo l'aranciata. Stavo scivolando. Ci beviamo l'aranciata zero della San Pellegrino, un'aranciata esagerata. Ogni bevuta è una grandissima risata, con le bobolicine. La festa è assicurata. San Pellegrino, che aranciata esagerata. Non me la ricordate? Tu sei sicura di non assumere stupefacenti? No, perché i nostri amici ce lo chiedono. Mentre sulla lemon soda la pubblicità non me la ricordo, sinceramente. Va bene, anche va questa bene. Zero, quindi anche questa fa malissimo, ma queste adesso mi durano per 2 mesi, insomma, non sì, è che... Sì, anche per 2 secondi. Sì, non le aprirò domani. Dai. Poi torniamo sulla retta via. Ho preso il couscous di grano duro integrale alce nero. Molto molto buono, 2 euro e qualcosina. Di vero alce. Poi. Alce nero. Poi della Gallo, non so come, non l'ho mai provato, il riso venere nero integrale, fonte di fibre, c'è scritto, lo proveremo insieme. Vediamo. Molto buono. Un vero Gallo. Io lo amo il riso nero, quindi... Poi. Ah, ecco. 2 confezioni di uova bio, mi raccomando, le uova compratele bio, tutta al più di galline allevate a terra. No, ma le uova bio. Devono essere bio. Bio e pio. Mangiamole. A proposito di uova. Bravo. Ottimo ingresso. Bravo, e quindi per il bambino che alla cassa chiede l'ovetto, dov'è? Eccolo qua. Emoji Kinder. Merendero emoji. Benissimo. Poi. Poi ne ho prese 2 confezioni, ma me ne è capitata solo una sotto mano. Il miglior pesto che ho trovato tra gli scaffali della Auchan è il pesto della Auchan bio, biologico, basilico lavorato dal fresco, ed è un pesto molto buono perché è fatto con 40% di basilico, olio extravergine di oliva, pinoli al 9,6%, quindi un'alta percentuale, pecorino romano DOP, e poi sale, aromi naturali, aglio, correttore di acidità, punto. C'è anche un pezzo di Jerry Scotti. I certificati. Ok, no, Jerry Scotti ne pubblicizza un altro che a me non piace. Bene, allora, bene. Salutiamo Jerry. Questo è ottimo, costava 3,20 euro, ma è veramente buono, perché tra l'altro, ragazzi, fateci caso, nel pesto che vendono in barattolo i pinoli non ci sono quasi mai, sono totalmente sostituiti con gli anacardi, quindi fate attenzione, fate attenzione a questo, ditelo anche a Jerry. Questa è la sciarpina scontrino. Veramente, una cosa orribile. E allora, Enzo e Gabriele, mentre io ero in un altro corridoio, hanno preso questi. Sono dei beni di prima necessità. Neanche la confezione normale, ma la confezione doppia. Quindi, una comaxi convenienza. Mio marito sicuramente l'ha preso perché sulla confezione c'è scritto convenienza. Convenienza. 12 porzioni da 6 biscotti. Va convenienza, bene. Se c'è scritto vuol dire conveniente. Sovrassediamo. Convenienza. Mentre loro prendevano questo, giusto per farvi capire, io ero nello scaffale parallelo a comprare questa, la quinoa al vapore. Allora, ragazzi, io molto spesso non mangio sano perché ho l'alibi di non arrivarci col tempo causa lavoro. Così almeno ce l'ho pronta e non posso trovarmi alibi per non cucinare cose buone. La assaggerò e vi dirò com'è. Ho comprato un paio di cose del genere, ora ve le faccio vedere. Bene. Poi, no, non sono queste. Ah, ecco. E poi ho preso questo, che è il farro cotto al vapore, già pronto. Per delle insalate veloci basta un po' di pomodorino, una scatoletta di tonno, un cucchiaino di quel pesto e il gioco è fatto. E la tristezza è a tavola. Non è la tristezza è a tavola, ma un po' di salute anche. Lo so che bisogna cucinarlo, però se uno non ha tempo almeno fa di necessità virtù. Poi ho preso questi crackers di riso senza glutine integrali con quinoa che piacciono tanto anche a Enzino.
che hai? Bellissimi. E hanno una porzione da 4 cracker, 72 calorie. Sono buonissimi. Sì. Chi ha detto che mi piacciono? Io. Qua c'è l'altra boccetta di pesto, amore, ti piaccio. Poi ho trovato questi buonissimi, ne ho presi due confezioni. Sono delle, che fa, non si vedono? Ecco. Cosa pasta sono? All'uovo, ecco. Delle fettuccine integrali, gustose, tenace e con più fibra. Sono delle fettuccine, come vedete, di farina, di grano, integrali. E, mi piacciono le fettuccine all'uovo perché hanno volume, quindi sembra che mangiate di più. E un nido di questi è la porzione ideale per una donna, diciamo così. Due nidi per un uomo, veramente un nido e mezzo per un uomo. Senza, allora, uova dentro? Senza uova. Ah. Poi ho preso due confezioni di tonno per le insalate, sì, varie. Sì. Una all'olio d'oliva per i ragazzi. È all'olio d'oliva, vero? Sì. Ma dove, ma questa è scritto? Al naturale. Ah, ecco, infatti non lo vedevo. Questa al naturale per me e questa all'olio d'oliva per, bene, i maschi di casa. Non vi ho detto i prezzi, vado riepilogando molto velocemente. Il tonno al naturale 2,49, il tonno all'olio 2,49, il salvaminuti in farro 2,49, le fettuccine 4,98 per due confezioni, ovviamente. Ringo 3,68. Il ringo 3,68, il riso venere 3,22, poi il riso integrale ribe, dov'è? Là. Poi ho preso questo riso integrale ribe. Un chilo di riso integrale ribe della marca Vivi Bio, 3,75 euro, ma ci voleva. Poi, sempre per la questione di prima, non voglio comprare le bottiglie perché sennò uno ne beve di più, invece all'occorrenza qualcosa, l'ho preso sia per Enzo, ora vi spiego perché, l'estate deteinato. Come si chiama? Estate deteinato all'inizio. Bellissimo, eccolo qua. 1,29 sì, ogni 3 sì. Brick. Questa è la merendina di Enzo quando va a Jiu-Jitsu. Lui ha un rito: un giorno porta lui la merenda, un giorno porta la merenda una coppia di fratellini, amichetti suoi, che sono figli di un'amichetta mia di quando ero piccola. Quindi compriamo. Che bello, vuoi raccontare qualche aneddoto? Ti prego. Sì, dai, quindi racconta. No, sono... cosa è questo? Racconta qualche aneddoto. Nessun, ti prego. Aneddoto, questi sono uno per Enzo, uno per Anna e uno per Francesco. E per me? E questo, uno per Enzo, uno per Anna e uno per Francesco, per due pomeriggi differenti. Loro dopo Jiu-Jitsu si fermano al bar della palestra e merendano insieme. E io allego a questo anche i Ringo, già che ci sono. Così mi ricordo già prima. Olio di semi di girasoli, una marca qualunque, il David, questo è. E David è bello, David sembra un olio per fare qualcos'altro. No, non le dire queste cose, vabbè, non importa. Per fare il carburante alla macchina. Bravo, il carburante alla macchina. Mentre, sempre parlando di cose strane, sempre. Misura. Le ciambelline, quelle col buco, eh? Da, smettila. Allora, e adesso la mia colazione, le ciambelline misura integrali, niente di trascendentale. Come si chiamano? Ciambelline misura integrali. Aspetta, vediamo se lo trovo. 2,28 euro. Molto buone, danno soddisfazione, diciamo che riempiono lo stomacchino. Beh. Poi ho preso 4 confezioni, ve ne faccio vedere solo una, di piadelle integrali del Mulino Bianco. Buoni gli ingredienti, niente da dichiarare, insomma. 1,89 euro. E poi hanno di buono che sono leggermente più piccole delle piadine normali e quindi hanno un risparmio di calorie di un sesto, diciamo. 1,89 euro la confezione. Mi era finito totalmente lo zucchero, quindi ho dovuto riprenderlo. E questo lo tengo sempre in casa perché anche per correggere la salsa di pomodoro dall'acidità, insomma, lo zucchero si deve avere. E ho preso questo raffinato normale ed è costato 99 centesimi questo zucchero. Bene, questa è la nostra... Aspetta, c'è caffè. Ah, e poi una confezione di caffè crema e gusto per la mini moca di Gabriele. 2,75 euro. Ora vedremo quanto dura una confezione con una caffettiera da una tazza. Ci siamo messi, siamo prefissati di misurare quanti, bene, caffè fa una confezione. Bene, quindi... bene, questa è la nostra mini spesa alla Auchan, sì, sì.
quasi tutta, cioè una spesa familiare molto variegata. Ci sono anche due confezioni d'acqua, certo, quelle vedere, cose, insomma, saponi per i bagni, saponi... via discorrendo. Va bene. Queste le cose da mangiare e qualche cosa divertente, tipo le bocce e i sedili per auto, che senza non si vive. E quindi le fode, le mi raccomando, se anche voi non vivete senza bocce, questo è il canale giusto per voi. Continuate a vederci, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, bocce volle.